questa puntata, ragazzi, di Tozzo e Bruciato. Avete sentito la mia mancanza? Ma sto venendo da voi, i vostri schermi, e quest'oggi avremo un ospite, una telespettatrice accanita di Tozzo e Bruciato. Io ve la vado subito a presentare. Lei è Jessica! Ciao! Eccoci qua, restate con noi, eh. Noi mandiamo la sigla, dopo di dire sigla. Sigla! Farina 00, un cucchiaio di lievito per dolci, un cucchiaio di acqua, un pizzico di sale, una scorza di limone grattugiata e due uova, 50 g di burro e 100 g di zucchero. Eccoci qua, Jessica, ora dobbiamo fare le persone serie. Eh sì. Allora, Jessica, deve setacciare la farina. E poi dobbiamo mettere lo zucchero. Intanto vado a grattugiare. Come si fa a grattugiare? Ascolta. Ecco, brava. Come si fa a grattugiare? Perché lo zucchero è di là, lo zucchero, tutto, come si chiama questo? Il lievito. Lievito dentro. Ma perché lì? Ma scusa, ma non va. Può fare tu, va. Fai tu. Aspetta che ride anche il cameraman stavolta. Allora, ok, cosa vuol dire unire gli ingredienti umidi? Allora, Jessica, vuoi anche questo limone un po' mollo? Certo, voglio tutta la roba molla. Poi ci censurano. Intanto, finché Jessica gratta il limone, io devo unire un tuorlo e un uovo. Stiamo riprendendo? Bene. Andiamo a mettere un uovo all'interno del burro. Proviamo. E poi un tuorlo. Il tuorlo sarebbe più bello questo. Qual è il tuorlo? Tuorlo giallo. È quello giallo. E adesso devo ottenere solo quello giallo, giusto? Ma tengo solo, è giusto. Ma qua c'è scritto unire tutti gli ingredienti umidi. Ma burro. E qua c'è scritto tuorlo, burro e uovo. Vabbè. Ok. Facciamo insieme. Ho sbagliato. Devo far andare fuori il bianco. No, dopo ti lo sbatti. Ok, vai. No, va piano questo, che dopo altrimenti il cameraman deve anche pulire. Metti un pizzico di sale. C'è scritto sale anche? Così non so da freschino. Ah, sì? Aspetta che lo fai lì. Facciamo di nuovo. Ecco qua. Ha messo un pizzico di sale e poi qua c'è scritto mescolare bene con il cucchiaio a mano, quindi mi allontano perché so già, no. E acqua per rendere il più facile
per rendere più facile la lavorazione. E devo metterla, ok? Quanto devo... dimmi stop! Di più, ma c'è scritto 2 cucchiai! Metti in bocca! Ancora, la posso! Dimmi tu, basta! Adesso devo metterlo lì dentro? Sì. Beh, ma che brava che fa anche il nido! Aspetta! Bene, ora dobbiamo mescolare il composto. Se avete una frusta sarebbe meglio. Non ce l'ho la frusta. Prendiamo il cucchiaio. Prendiamo il cucchiaio. Insomma. Brava, eh? Aspetta che qua ho già capito come vola tutto per terra. Ma siamo sicuri che stiamo procedendo nella maniera corretta? Ma qualcuno è un po', pare facile adesso. È giusta adesso. Allora ce ne vuole di più di 250 grammi. Ce ne vuole mezzo chilo. Adesso che devo fare? Così? La metto nel panaretto? Come si dice? Sì, biscotti. Questa roba qua la devo mettere qua? No. No, fai tu. Non so neanche io, oggi sono un po' in difficoltà con questi biscotti. Prendi una teglia. Una teglia. Ma è quella che ho messo a scaldare. Dai. Tipo così. Ma perde solo tempo per me. Perdo tempo per niente? Ma è tipo uno scotto? Così? Eccolo qua! E adesso? E adesso? Facciamo tipo così, no? Gli scotti a rettangolo, cos'è? Quadrato. Ah, io lo faccio tondi, te lo faccio così. Ecco, tu fagli a modo tuo, io li faccio così, questo qua. Dopo li mangerà il Cameron in questi, eh? Tu lo sai, vero? Questo è un triangolo. Aspetta, tu se vuoi metterli... Ma sta così, va bene? Un altro po', ma se va tutto. Lei sta facendo le patine. Ancora un po'. Ma adesso! Aspetta, devo andare a prendere cosa da. Aspetta, un puntata. Puoi inquadrare, cos'è quella cosa lì? Allora io li metto dentro nel forno 100
180 gradi per 12 minuti. Restate con noi per vedere il risultato, giusto? Pubblicità. Centro estetico Penso a te di Montorso Vicentino. Trattamento viso illuminante con siero Good Vibes Lakshmi in regalo a solo 59 euro. Centro estetico Penso a te di Montorso Vicentino. Eccoci qua, siamo pronti per tirar fuori i nostri biscotti. Vai tu. Dove sono? Sono sotto. Oh, ah! Lei non ha. Perché lo strangolo è in grado? Boh, boh, basta, basta, basta. Ora ci vuole un po' di zucchero a velo e andiamo di là. Stai ancora riprendendo? Ma non sono venuti in mano. No, sono buoni. Io sono a dieta. No, posso prendere. Bisogna setacciarlo. Beh, me ne sbatto, eccolo, un posto di parola, ecco. Cotto, aspetta un pezzettino che te, Jessica. Cotto e bruciato. Bruciato. È buono nel gatto. Regista.